Immagini inequivocabili, davvero, è il caso di dirlo. Cosa dobbiamo dirvi? Noi siamo anche, se vogliamo, un po' in difficoltà perché davvero non capiamo come si possa commentare una decisione del genere. Sì, più che rivedere l'immagine, dare la parola ai tifosi, vedere come tutti gli interisti hanno vissuto questa partita, credo che sia la risposta più efficace che possiamo dare, insomma, dare proprio la voce a chi questa partita l'ha seguita, si è ritrovato, a chi magari, come ci hanno scritto, ha fatto tanti chilometri per andare allo stadio a seguire la sua Inter e ne è uscito naturalmente con l'amaro in bocca. Allora, in altri messaggi ci ha scritto Francesco: carissimi amici nerazzurri, sono un po' stufo, sono d'accordo però con la dura reazione del presidente Massimo Moratti, al quale, come altre volte in passato, consiglierei, lui dice, perché l'Inter magari in Italia non è molto favorita di iscrivere l'intercampionato straniero. Queste sono decisioni un po' estremiste, sì. Dice, a volte il calcio in Italia ha poca possibile, credibilità, magari. Ecco. E poi dice: sono ben tre domeniche che combattiamo contro le palesi ingiustizie, avremmo avuto noi forse due punti in più della Juventus, il commento tecnico a volte passa in secondo piano. Dispiace certo per l'errore di Milito sull'1-1, per le delle incertezze difensive di Juan Jesus e di Samuel in occasione del gol del pareggio sul filo del fuorigioco, ma soprattutto per il rigore che abbiamo visto poco fa non assegnato, che ci avrebbe dato sicuramente la vittoria ampiamente meritata per la reazione rabbiosa ed efficace, anche se un po' tardiva. Determinanti dunque sono state le parate di Agazzi nel finale, su Milito, poi su Coutinho, ma ancora più determinante l'arbitraggio sicuramente di Giacomelli, che si era immediatamente diretto sul dischetto, dice lui, per ritornare poi successivamente sui suoi passi. È stato un autentico miracolo aver vinto con la Juventus, dopo non si è più potuto ripetere perché anche se le energie nervose sono sempre le stesse. Poi naturalmente parla di amarezza troppo grande per l'Inter e per i suoi tifosi, ma anche per il calcio in generale e per lo sport, che con questi episodi perde di giorno in giorno, diciamo, la sua bellezza. Poi dice: un tifoso che parla, ma uno sportivo che vuole vincere sul campo senza bonus ma anche senza danni. Però grazie presidente per la sua protesta, lei è il nostro simbolo, merita considerazione e rispetto. NB Massimo Moratti sullo sfondo. Questa è stata la risposta a ciò che ha visto e alle parole che ha sentito nel post partita Francesco. Ci ha scritto anche Federica: sono una super tifosa interista da 19 anni, vi scrivo perché lei invece ci chiede qualche notizia, sì. Volevo andare da Piano Gentile per incontrare i giocatori e ci sono occasioni in cui, in cui sono aperti gli allenamenti ed è possibile avere un autografo, scusate di suo, non sapevo chi altri chiedere. Guarda Federica, hai due strade, la prima è venire in macchina fuori dal Piano Gentile, metterti lì e cercare di incrociarli per un autografo, spesso si fermano, non sempre, a onor del vero. L'altra è partecipare, seguirci assiduamente, giorno dopo giorno, partecipare alle nostre prime serate, continuare a mandarci messaggi, sperare di venire estratta a sorte per la Piano Day, che è questa giornata. Oggi ce n'era uno, ad esempio, di Pinetina, aperta per una serie di ospiti dell'Inter, dei suoi sponsor, di Inter Channel, che ha alcuni posti che dedica esclusivamente ai suoi abbonati, e quindi sì, c'è questa possibilità di vedere gli allenamenti della squadra così da vicino. Naturalmente poi noi intervistiamo anche i nostri abbonati e ci facciamo raccontare un po' come hanno vissuto questa giornata, sicuramente diversa dalle altre. Ancora messaggi, dice Angelo: secondo me si dovrebbe andare avanti con il silenzio stampa fino a fine campionato, e poi dice: se vogliamo provare a vincere bisogna un po', sì, lottare anche contro queste cose. E poi ancora ci scrive invece Silveria, sì, praticamente lei ha un'idea totalmente contraria, dice: non si può, stando sempre zitti si permette, sì, poi gli arbitri di nel senso avanti. Non è che stiamo esattamente zitti, non so se ho sentito le parole del presidente che abbiamo fatto sentire in apertura. E poi ancora ci scrivono anche tanti tifosi via SMS, in questo caso non c'è una firma ma si parla dello stop di mano di Sauna e secondo gol, dice: non ne parlate nemmeno voi. L'abbiamo fatto vedere come non ne parliamo. Certo, ci siamo un po' più concentrati sul rigore perché sai, purtroppo ci tocca fare anche un ranking delle ingiustizie subite nelle ultime partite, dobbiamo metterle in ordine.
E quindi a volte diamo la, sì, dobbiamo dare la precedenza a qualcheduna, ma naturalmente le citiamo tutte. Da chi ha visto la partita, insomma, si può capire anche il livello di errori che sono stati commessi. Alfonso da Terni ci scrive: non ho più parole, nonostante le dichiarazioni del presidente, è difficile accettare queste situazioni. Anche lui parla dei commenti che sono stati fatti da alcune televisioni, e poi continua dicendo che bisogna comunque andare avanti a lottare. E poi volevo dire al nostro grande mister, che ho avuto l'onore di conoscere a maggio quando siamo stati ospiti io e la mia famiglia per il 25esimo anniversario di matrimonio, di non rispondere più a certe domande. E poi colgo l'occasione per ringraziarvi ancora tantissimo per quella splendida giornata che ci avete regalato il 9 maggio e ricorderemo per tutta la vita. Un salutone a tutti voi, in particolare anche alla produzione, cita anche Cecilia, che quel giorno ci ha raccolto con una gentilezza unica. Allora gireremo il messaggio, sì, anche a, senz'altro, a Cecilia. Abbiamo appena parlato di Appiano Day, un'esperienza unica, ce l'hanno confermato anche i nostri tifosi. Rita da Modena, tanto arrabbiata anche lei, dice: io non ci sto. Ecco, lei è una delle tifose che dice: mi faccio 7 ore di viaggio con febbre, schiena rotta, malanni un po' di stagione per sostenere la mia Inter, e devo assistere anche a queste decisioni arbitrali. E poi dice: qui bisogna silenzio stampa, no, Moratti deve parlare, ed è quello che ha fatto, sì. Magari l'ha scritto subito dopo la partita. Non è una questione di stile, però nessuno si deve permettere di prendere in giro noi tifosi, che magari a volte, è vero, fanno molti sforzi, molti, per assistere alle partite della squadra, seguirla sempre con costanza. Rino da Roma ancora va avanti, dice: ci sono dei danni che ci procurano gli arbitri, sembra di essere tornati indietro quando ci stroncavano per non farci agganciare la vetta. E poi dice: presidente, si faccia sentire. Anche lui ha richiesto una, anche lui ha scritto, ecco, vedi, appena dopo la partita, sì. Ed poi è quello che è successo. Doriana invece, la cugina interista, ci scrive tantissimo, dice: vi scrivo perché anche io sono stanca di questi rigori non dati a noi e magari dati ad altri, quei inesistenti. Non si può giocare avanti così, è possibile che succeda solo a noi. Baci a tutti voi. La risposta è sì, evidentemente sì. È una risposta molto semplice. Succede però solo a noi, è un dato di fatto tra le squadre di vertice. Pazienza. Silvana da Rossano, anche lei non parla solo dell'ultimo match contro il Cagliari, ma dice: non si può giocare così 3 partite consecutive con cui l'arbitro ci danneggia appena ci avviciniamo alla vetta. Ce ne fanno di tutti i colori, questa, vero, è stata la sua risposta, vero, 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 a quello che è successo. Ancora messaggi sì, un po' più lunghi, le mail che ci sono arrivate. Giovanni ci ha scritto: cari amici di Interciana, vi ringrazio se leggerete questo messaggio in diretta. Scrivo da Napoli, sono un tifosissimo dell'Inter, la seguo anche quando sono al lavoro di domenica. Vorrei chiedere una cosa però, dopo queste giornate di campionato, anche lui dice: in Italia forse non è possibile andare avanti così, uno scandalo non dare un calcio di rigore nettissimo a Ranocchia, vogliamo rispetto, un campionato pulito, facciamoci sentire. Oppure anche lui dice: togliamo la nostra squadra da questo campionato. Sì. Un'idea. Un'idea irrealizzabile, purtroppo, ma che non lo so, non so se forse nemmeno se sarebbe la risposta giusta. So che però succedeva anche, ad esempio, l'anno del triplete, che quando c'è poco da fare, quando si va in Europa si respira un'altra aria, si respira un altro clima, non c'è tutta questa. Ma anche quest'anno con l'Europa League è vero, cioè ci fa per certi versi piacere andare a giocare in Europa, anche se magari non è il palcoscenico principale, anche perché si respira un'aria totalmente diversa da quella che si respira in Italia, è un fatto. Ci si gioca totalmente la partita sul campo. Carlo ci scrive dalla Baviera: rigore solare, ma non solo questo episodio è stato decisivo. Il cosiddetto fischietto imparziale ha fatto correre un po' troppo. Cassano e Palacio sono stati penalizzati in molte azioni, poi verso la fine ha cominciato a tirare fuori i cartellini gialli, ma ormai era troppo tardi. Questo ha influenzato sicuramente la partita. Merito al Cagliari, però noi il coraggio l'abbiamo tirato fuori e poi dobbiamo mettere dentro le palle gol. Poi a gennaio bisogna comprare anche qualcuno per rimanere lassù. Dice: un saluto a tutti e forza Inter. Questo è il messaggio di Carlo. Mentre Antonello ci scrive: carissimi Inter,
Channel. L'arbitro è stato un po' accecato, non è la prima volta che succede con noi, e se non dai col rigore a Ranocchia allora non sai fare bene il tuo lavoro, secondo lui. E poi dice non ci arrabbiamo troppo, ma facciamoci però sentire nella giusta maniera. Beatrice, una giovane tifosa che ci scrive spesso, dire che sono arrabbiata per non essere volgare è poco. È palese che a volte le partite non vanno come dovrebbero andare, ci siamo stufati, basta. E poi dice, mi sono anche stufata, però dico, i tifosotti che offendono Milito appena sbaglia, i veri tifosi non lo lasceranno mai, diteglielo. Amala sempre, oggi più di ieri, glielo diciamo, perché... Mi sembra che mi fermerei qui, nel senso che... Lei è una passione particolare per Milito, però è vero che quello che dice è giusto, non si può appena... Non si succedere. Può, no, non si può contestare Milito, punto, neanche sì. Dovesse giocare 20 partite senza toccare il pallone, per quanto mi riguarda. Poi magari sono di parte, però non dimentico chi è, cosa ha fatto per la nostra storia e che cosa ha dato all'Inter. Quindi Milito non si può contestare, a maggior ragione. Visto chi è e cosa ha fatto, punto. Cioè, per quanto mi riguarda la discussione neanche si apre, poi ognuno la vede come vuole. Maria Teresa, anche lei dice, cari amici, dopo l'ennesimo torto è ora di dire basta, basta queste sviste, la misura è colma, siamo stufi delle decisioni arbitrali a nostro sfavore, tanti saluti. E poi ancora ci scrive Simone, parla naturalmente un po' degli arbitri, dice è scandaloso che siano andate avanti così le partite contro la Juventus, contro l'Atalanta e poi di nuovo ancora contro il Cagliari, ancora peggio oggi perché l'arbitro ha fatto di tutto per danneggiarci fin dai primi minuti. E poi abbiamo visto da che parte pendeva la partita e naturalmente dice mi dispiace, ma ci rimettiamo noi, anche poi a sentire i commenti che fanno certe televisioni. Molti hanno scritto naturalmente che vedendo Inter Channel il post partita un po' ci si è riusciti a tranquillizzare, diciamo, dopo quello che è avvenuto. Guardando invece altre trasmissioni è stato più difficile perché non si è ammesso quello che si è visto. Vi capiamo. E poi ci scrive anche Giancarlo, grazie, mi avete appena citato. Lui ha scritto credo appena dopo la partita, sì, alle 18 di ieri. Ti citiamo anche adesso. Ecco, avrei preferito non scrivere, avrebbe significato qualcos'altro, però dice, ma è grave, credetemi, se oggi al nostro posto ci fosse stata un'altra squadra, lui cita naturalmente la Juventus, quello sarebbe stato rigore netto, senza che nessun commentatore avrebbe avuto da ridire. Vedete il Cagliari come anche voi, come al solito correttamente avete detto, non ha demeritato, ma c'è sempre quella brutta sensazione di essere un po' derubati di qualcosa, quella sensazione che alla fine fa male. Sì. Non perdere solo per i meriti che può aver avuto l'avversario. Ancora, Damiano, commentare la partita con il Cagliari non è facile, non abbiamo giocato male, anzi, il Cagliari, un bravo al Cagliari, dice che ci ha creduto, però vorrei dire anche una cosa, lei parla un po' del modo tattico di giocare con tre punte, il secondo tempo non era meglio sostituire Milito giocando con Cassano e Palacio, scrive, ha detto di rinfoltire un po' il centrocampo nel secondo tempo. No, ma poi naturalmente andando a parlare solo della partita, che se non è facile... Si possono trovare mille chiavi di lettura, si possono trovare mille, se vogliamo, anche difetti alla partita dell'Inter di ieri, che è stata non omogenea, fatta un po' di fiammate, Inter che ha vissuto di alcuni momenti e non ha dato magari la stessa intensità per tutta la partita. Però, insomma, l'Inter in qualche modo l'aveva anche raddrizzata la partita. Sì. Perché si danno quel rigore a Ranocchia, però ovvio bisogna anche segnarlo, però insomma... Come hanno scritto, avrebbe meritato anche solo per il coraggio che ci ha messo poi a fine partita. Un messaggio molto breve ma chiaro di Massimo per il presidente Massimo Moratti. Ancora una volta esprimo la mia solidarietà e la invito a proseguire nella protesta, diciamo, Nel frattempo, esatto, qualche notizia che raggruppiamo, ve le diamo proprio en passant molto velocemente. L'allenamento di questa mattina, due gruppi di lavoro, rigenerativo per chi ha giocato di più ieri, riscaldamento Torelli, serie di partite del lavoro atletico per tutti gli altri. Il fatto che Cagliari ha scritto un comunicato francamente incommentabile, quindi sì, noi non lo commenteremo, laddove